Proporrei di dare qualche indicazione intorno a un personaggio e a un testo, a un'opera che solo di recente è stato tradotto in lingua inglese, che stiamo traducendo da tempo, sul quale stiamo lavorando da tempo e sul quale quest'anno sto tenendo anche un corso. Nel, nel biennio magistrale. Si tratta di un autore eh, della seconda metà del Seicento, eh, coetaneo di Spinoza, appartenente alla stessa cerchia di amici e solidale nel progetto culturale e politico di profonda riforma filosofica e scientifica del contesto e della tradizione olandese e non solo olandese, in definitiva europea del tempo, attraverso una particolare attenzione anche agli strumenti linguistici. La filosofia, e per filosofia si intende in questo momento il complesso dell'attività scientifica, della ricerca scientifica, è espressa principalmente ancora in lingua latina, con alcune eh, manifestazioni in lingue volgari, eh, nei casi di filosofi più importanti, eh, Cartesio scrive in latino e poi traduce in francese. Hobbes scrive in latino, ma poi decide di scrivere il Leviatano in inglese, che viene successivamente tradotto in latino. Insomma, il latino continua a essere la lingua di riferimento anche se, accanto alla, eh, al testo latino, eh, ormai i principali filosofi desiderano eh, misurarsi anche con le lingue volgari. Eh, la lingua neerlandese è. Eh, in uno stadio di eh, formazione, non è una lingua ancora codificata, mh, ancora non ha espresso soltanto in questo periodo, comincia a essere utilizzata per tradurre classici latini, eh, francesi, inglesi, quindi classici da altre lingue. E lo sforzo che questo gruppo di amici compie, la cosiddetta cerchia degli amici di Spinoza compie, è quello di ehm, codificare eh, la lingua olandese come una lingua scientifica capace di trasmettere contenuti eh, filosofici eh, che diventino accessibili a tutti. In questa prospettiva si muovono i, i vari amici della cerchia, eh, tra i quali anche eh, l'autore di cui eh, ci stiamo occupando, e cioè Adrian Kurbach, eh, che era nato nel 1632, lo stesso anno in cui nasce Spinoza. Frequenta sicuramente Spinoza e altri amici della cerchia nella, nel periodo della sua formazione. Studia prima a Utrecht, eh, filosofia e diritto, poi a Leida Medicina. Eh, si laurea in medicina insieme ad altri amici come Meyer, eh, per esempio, che eh, scrive una grammatica della lingua italiana, una grammatica della lingua francese. Eh, Spinoza eh, inizia e eh, porta sostanzialmente a termine una grammatica della lingua ebraica nel tentativo di, costruir, di ricostruire, riconoscere nelle grammatiche delle varie lingue esistenti eh, una logica universale, una razionalità che si esprime nel linguaggio all'opera. Ora, in questa prospettiva, Kurbach. Eh, pubblica eh, come sua prima opera un dizionario giuridico, cioè un lessico di termini giuridici, ehm, nei quali introduce eh, termini appartenenti anche alla tradizione religiosa, alla tradizione teologica, alla tradizione filosofica, rileggendoli alla luce delle nuove filosofie che stanno emergendo, Cartesio, Hobbes. E lo stesso Spinoza. Spinoza, ehm, quando ehm, Kurbach pubblica la prima opera, ha pubblicato soltanto eh, I Principi della filosofia di Cartesio, ma ha già composto il proprio sistema in un'opera non pubblicata, eh, il breve trattato su Dio, l'uomo e il suo bene. Che circola tuttavia tra gli amici in lingua nederlandese, è stato scritto in latino ma tradotto in nederlandese, e che Curba eh, conosce, anche se, ripeto, non è stato ancora pubblicato, e che costituisce un po', comincia a costituire insieme al Leviatano di Hobbes, che è stato pubblicato in inglese nel 14. 651, ma che immediatamente un altro della cerchia comincia a tradurre in nederlandese, cioè Abraham van Berkel, eh, amico intimo di Kurbach, che avrà un ruolo eh, nel processo che in seguito Kurbach dovrà affrontare, a, diciamo, a suo fianco, a difesa. E, e quindi questi autori, in particolare un autore come Kurbach, e gli scritti che pubblica sono un eh, documento importante della circolazione di queste grandi filosofie, ma allo stato ancora embrionale nel momento in cui vengono prodotte, eh, prima ancora che eh, per esempio il il leviatano di Hobbes venga condannato e ritirato dalla circolazione in tutti gli Stati europei insieme al Trattato Teologico Politico di Spinoza nell'anno 1574. La vicenda di cui ci occupiamo invece è una vicenda che si compie, si consuma negli anni 60, in particolare negli anni 67-68. 69, 67-69 Spinoza, ripeto a parte eh, l'esposizione eh, more geometrico dei principi della filosofia di Cartesio, non ha pubblicato altro. Sta lavorando all'etica, sta lavorando al trattato teologico-politico. Ma questi lavori sono noti soltanto agli amici. Circolano tra, nella cerchia degli amici. Kurbach eh, Dopo il dizionario giuridico, ehm, pubblica un'altra opera nel, tra 67 e 68, eh, ed è un, è un altro lessico, un lessico molto più ampio, questa volta non strettamente giuridico, filosofico, teologico, giuridico, medico, insomma, in cui aumentano le voci sensibili. Intorno alle quali la nuova filosofia che costituisce eh, il fondamento di quello che sarà l'illuminismo europeo, ehm, viene eh, messa, eh, come dire, viene utilizzata per ridiscutere categorie tradizionali, e non contento, ehm, all'inizio del 68 presenta a un tipografo di Utrecht un'altra opera intitolata Etlicht, la luce che risplende in luoghi oscuri. Il titolo è significativo, il tema della luce ricorre costantemente nelle opere di questo periodo, ricordiamo che il tema della luce è contemporaneamente quello della tenebra, evidentemente che la quarta parte del Leviatano di Hobbes è intitolata Il regno delle tenebre e quindi ehm, consegna questo, questo testo, eh, segue la stampa dei primi capitoli e improvvisamente viene a. a Capire e a sentire che il tipografo ha delle difficoltà nell'andare avanti. Perché il tipografo, evidentemente, insomma, ogni tanto dava un'occhiata a quello che stava stampando e si rende conto che in questo testo ci sono tesi eh, teologicamente eh, discutibili, anzi, estremamente pericolose. Per cui ehm, Avrà detto qualcosa a Curba, avrà fatto capire Curba, capisce. Curba si toglie dalla circolazione, si nasconde in una cittadina vicina a Utrecht, Culenborg, che era zona franca, quindi al riparo dalle polizie di Utrecht, di Amsterdam, di Leida, eccetera. Ma non contento di. Eh, questa forma di protezione, eh, si affida a un amico che gli offre ospitalità a Leida, nella città di Leida. Intanto il fratello, che era un teologo, ma anch'egli in odore di eresia, insomma, perché ogni tanto viene chiamato dal sinodo calvinista di Amsterdam a rispondere di certe sue tesi, eh, il fratello, insieme a Van Berkel, che stava traducendo il Levietano di Hobbes, vanno dal tipografo per cercare di convincerlo a continuare la stampa. Nulla da fare, il tipografo prende il manoscritto e i sei capitoli che aveva stampato e li consegna alla polizia di Utrecht. La polizia di Utrecht trasmette tutto alla polizia di Amsterdam, che era competente in quanto eh, Kurbach era cittadino di Amsterdam e nel giro di alcune settimane eh, l'amico che lo ospitava di fatto tradisce Kurbach e lo consegna alla polizia di Leida, la quale polizia alle 4 del mattino si presenta in camera, si presenta nella casa dove Kurbach stava dormendo, eh, viene arrestato, condotto ad Amsterdam, ad Amsterdam si avvia un processo. Processo eh, che ha per oggetto appunto le sue opere, eh, in particolare l'ultima opera eh, che ehm, viene considerata estremamente pericolosa. L'autore eh, nel giro di un paio di mesi viene condannato a 10 anni di carcere, eh, 4.000 fiorini di multa e una volta... Eh, terminata scontata la pena all'esilio perpetuo nel 68 nell'estate per inizio autunno del 68 kurbach entra nella Rasphaus, che è la, la, la casa dove si raspa il legno rosso proveniente dal brasile i carcerati devono appunto lavorare sono eh, sottoposti a un regime di lavori forzati eh, attraverso i quali producono una polvere di legno rossa che serve poi eh, nella produzione di vernici con le quali soprattutto si eh, laccano le pareti delle navi eh, nel, nel porto di Amsterdam. Dopo alcuni mesi viene trasferito in un altro carcere che stava proprio lungo il porto e adesso è distrutto, non, non esiste più, mentre del primo carcere rimane il portale, così come era quando Kurbach l'aveva varcato, in Heiligenstraat, proprio nel centro, nel cuore della, della, eh, città, di Amster, della città storica di Amsterdam. In questo altro carcere, di fatto noi abbiamo pochissime, pochissime notizie insomma, su Kurbach, ma sappiamo soltanto che eh, intorno al 10 di eh, ottobre del 69, Kurbak muore. Muore, lo sappiamo, probabilmente di malattia, avrà preso, insomma, qualcuno dice per una polmonite o insomma, per malattie presa nel carcere. È singolare che venga sepolto il 15 di ottobre nella Westerkerk, eh, ad Amsterdam, eh, due giorni dopo che eh, nella stessa chiesa era stato sepolto Rembrandt, il grande, grande pittore. Ora, di quell'opera condannata ci sono pervenuti due documenti. Consistenti nei primi sei capitoli dai sei capitoli a stampa e per i restanti dieci capitoli, tutta l'opera è 16, costituita da 16 capitoli, i restanti dieci capitoli sono pervenuti in due copie manoscritte di eh, copisti che lavoravano per la polizia di Amsterdam. Di fatto, la memoria di curba è stata cancellata dalla storia fino a tempi molto recenti, fino al 1974, quando il testo è stato per la prima volta eh, trascritto e pubblicato eh, in una forma molto semplice, molto, molto rudimentale, intendo il testo nederlandese. Solo recentemente, appunto sei o sette mesi fa, Brill ha pubblicato una traduzione. È la prima traduzione in altra lingua, una traduzione inglese del testo nederlandese. Noi da tempo stiamo lavorando su quest'autore, eh, abbiamo realizzato una traduzione italiana di questo testo, è quella appunto sulla quale stiamo adesso lavorando, e ci proponiamo di eh, arrivare a una eh, pubblicazione della traduzione italiana, forse con testo neerlandese a fronte e un apparato significativo di note, eh, quindi un commentario: per ricostruire un tassello di un mosaico che ehm, presenta molti lati di interesse storico-scientifico. Eh, dei quali appunto, vorrei eh, sottolinearne due. Il primo è che si tratta di un testo eh, nel quale nel momento stesso della loro elaborazione, quindi prima ancora che addirittura certe opere venissero pubblicate, quelle opere sono già presenti. Mi riferisco in particolare a due, se non a tre opere di Spinoza, che sono il breve trattato, l'etica, il trattato teologico-politico. Nessuna di queste opere nel 69 era stata ancora pubblicata, eppure tracce di queste opere, in alcuni casi molto evidenti, ci sono nel testo di Kurbach, il che significa che una circolazione non solo nella stretta cerchia degli amici, ma una, come dire, frequentazione di Kurbach con Spinoza, insomma, certamente può venire confermata. Ma nello stesso tempo in quest'opera ci sono tracce molto chiare, molto evidenti, dottrine riprese alla lettera di, eh, di Hobbes, il cui Leviatano, oltre al Decive, eh, era disponibile non solo in lingua inglese, ma ormai anche in lingua nederlandese Tradotto da uno degli amici di Curba, che ho già ricordato, cioè da Abraham Van Berkel. La seconda ragione, più sostanziale, per la quale vale la pena di studiare questo testo, ma come questo potremmo forse rivolgere la nostra attenzione anche ad altri testi finora poco. Uh, studiati e valorizzati, la seconda ragione è che in questi testi si sta effettivamente costruendo quello che sarà chiamato l'illuminismo europeo e in particolare eh, in questi testi eh, si sta eh, esponendo, diciamo ponendo le premesse per quell'illuminismo radicale no, che eh, rinnova, modifica definitivamente eh, il volto culturale e filosofico dell'Europa.